Vediamo il sensore per porte blindate. Il sensore per porte blindate in pratica è un sensore PT2 con attivo l'uscita, l'ingresso filare. Quindi praticamente viene attivato questo ingresso filare e viene messo questo magnete esterno. Perché mettiamo questo magnete? Perché sulle porte blindate vi è tanto ferro. E il ferro scherma il segnale wireless. Allora, in questo caso viene messo questo sensore col filo sul montante della porta blindata, mentre il magnete viene messo sulla porta e quando questa si apre fa scattare il sensore. Il sensore, quindi la parte wireless, viene messa il più lontano possibile dal ferro, quindi dalla porta blindata. E in questo modo si fa funzionare bene il sensore e il segnale wireless a modo di attraversare il ferro, quindi di passare questa parte ferrosa e di arrivare alla centralina. Quindi entriamo in programmazione con asterisco per 3 secondi. 0, Inserire password. 1, 2, 3, 4, Sono 5. password. 5 5, dispositivi. 1 telefonato. 2 2. senso. 1 registra senso. 1 1. inserisci numero sensore. Confermare Mettiamo la premere zona indietro 13 per positivo. esempio, Attivare cancelletto, sensore. Premere indietro basta inserire la batteria, apparirà positivo. Registrazione eseguita. Salvare il premere codice indietro scritto anche qui pollicino. dietro e mettiamo Modifiche cancelletto. salvate. Inserisci numero sensore. Confermare Chiudiamo il premere indietro sensore, per uscire. poi a questo punto dobbiamo mettere il sensore come parziale, poiché la centralina li memorizza tutti come totale e i sensori portafinestra vanno inseriti nel parziale. Quindi andiamo indietro di 3 menu, poi 1 password. 2 andiamo nel menu vigilanza. 6, Zone. zone, 1 1, assegnati. Numero zona da mettiamo la modificare. zona 13 Confermare e o premere invia. Scegliere tipo di zona. mettiamo 2 2, zona parziale. parziale. Modifiche salvate. Numero zona da Usciamo modificare. dalla 1 password. programmazione. Esci dal menu. E ora testiamo il sensore. Quindi premiamo 9 per 3 secondi. Ora Inserire password. 1 test comunicazione. mettiamo 3 test Modalità sensori. test sensori. Premere indietro per uscire. Quindi se allontaniamo il magnete da quest'altro sensore, il sensore manda il segnale, quindi verrà il numero della zona e il suono. Usciamo.